questa è un po' la nostra spiritualità. E quindi io vi invito poi oggi a fare la consacrazione al cuore immacolato di Maria, proprio perché, come diceva, io l'ho fatta già a Medjugorje, era un periodo bruttissimo, sono stata a Medjugorje ma ero proprio prostrata dalla sofferenza. E vi devo dire che dopo la consacrazione a Maria, che poi, voglio dire, non è proprio la consacrazione a Maria, è la consacrazione a Gesù per mezzo di Maria, perché la spiritualità del Monforte è per mezzo di Maria. Quindi, poi se volete, prima di farla, chi la vuole fare, la leggiamo, così quando poi la facciamo siamo consapevoli di che cosa andiamo a pregare. La consacrazione di se stessi a Gesù Cristo, sapienza incarnata per le mani di Maria. Quindi sempre perché Maria è tutta relazionata a Dio. Quando io prego la Madonna, non prego la Madonna, io prego Dio attraverso il cuore immacolato di Maria. Cioè è come se deponessi le mie preghiere ai piedi di Maria e lei le presenta al Signore nella maniera migliore, perché a volte noi non sappiamo nemmeno, no, come presentare le nostre preghiere. Quindi diciamo che come mediatrice di tutte le grazie, ecco, io la prego. E vi devo dire appunto che la situazione mia personale è migliorata. Allora che cosa ho fatto? Ho detto, i miei ragazzi in accademia, che erano proprio in un periodo anche loro difficile, sapete che è un'accademia di spettacolo dove i ragazzi, fondata sulla lettera agli artisti di Giovanni Paolo II, quindi c'è una spiritualità alla base dell'accademia, e noi prepariamo gli spettacoli anche di evangelizzazione per la diocesi. Quindi diciamo l'accademia ha anche questa forza, cioè studiano i ragazzi, studiano canto, danza, recitazione, musica, però anche fanno esperienza con il pubblico, però attraverso spettacoli di evangelizzazione. E avevo un ragazzo che è caduto dal motorino, due che durante la GMG, per i 25 anni della GMG in Piazza San Pietro è stato fatto un grande evento, i ragazzi l'hanno animata, due ragazzi sono stati azzoppati quel giorno. Okay. Siamo andati in ospedale due volte, una ragazza è proprio stata operata perché ha rotto due ossa e quindi ha dovuto mettere i chiodi, e un altro invece ha avuto le convulsioni addirittura, insomma è andato in uno stato, quindi è stata una... Allora ho detto, Signore, qui ci deve aiutare. Bene, abbiamo fatto la consacrazione del Monforte e la situazione è migliorata. Quindi io vi invito a pregare anche con questi, sono degli aiuti spirituali che noi chiediamo per andare avanti, per procedere nel cammino. E volevo leggervi, questa è sempre della Shalometra, quindi il trattato della vera devozione a Maria del Monforte si trova con varie edizioni, non è che ce l'ha solo la Shalometra, però a me è stato dato a Medjugorje tramite appunto questa edizione economica che costa solo 5 euro e c'è scritto dietro delle parole di Giovanni Paolo II che voglio condividere con voi. Spesso vedo davanti ai miei occhi un piccolo libricino con la copertina celeste macchiata di soda. Quando ero operaio alla Solvay lo portavo con me, insieme con un pezzo di pane, per il turno del pomeriggio e di notte. Durante il turno di mattina era più difficile poter leggere. Durante il turno pomeridiano spesso leggevo quel libretto. Si intitolava Trattato della vera devozione alla Santissima Vergine. Lo leggevo, se così si può dire, da capo alla fine e di nuovo da capo. Da quel libricino ho imparato cosa vuol dire la devozione alla Madonna. Mentre prima mi trattenevo nel timore che la devozione mariana facesse da schermo a Cristo, invece di aprirgli la strada,
Alla luce del trattato di Grignon de Montfort compresi che accadeva in realtà ben altrimenti. Il nostro rapporto interiore con la Madre di Dio consegue organicamente dal nostro legame col mistero di Cristo. E quindi poi lui nella presentazione, ecco perché vi ho citato Shalom, perché qui nella presentazione del libro c'è tutta una lettera di Giovanni Paolo II legata proprio alla vera devozione, perché voi sapete che lui aveva nel suo scudo pontificio, aveva preso proprio il totus tuum, come si dice, perché io sono ignorante, quindi sto cercando dove aveva preso proprio dal trattato la devozione di Maria, tutto tuo per mezzo di Maria. E ci sono delle pagine bellissime che io ho letto, che mi confermano quello che intimamente poi io avverto, perché non, la mia formazione non è una formazione colta, ma semmai i libri mi confermano quello che diciamo avverto interiormente. Sono troppe pagine, dico la lettera di Giovanni Paolo, allora sto cercando quello che è più... Così come vi posso dire che io sento intimamente vedere le apparizioni della Madonna a Međugorje. Perché anche quando l'ultima apparizione a cui ho partecipato, che era a novembre, quando sono andata, cioè, questo anche mi piace del Monforte, che lui dice di avere una fede senza chiedere al Signore dei piaceri spirituali, delle rivelazioni, delle visioni, no, ma una fede solida nel quotidiano, concreta. E quindi io sentivo che durante l'apparizione non dovevo guardare il sole, guardare quello che potevano essere, no, le manifestazioni della presenza, ma dovevo pregare intimamente, cercare nello spirito il rapporto con il Signore e con la Madonna. E quindi la preghiera prima dell'apparizione mi calava appunto in questa intensità. E così quando c'è stata l'apparizione io ho sentito la presenza di Gesù. Eppure uno dice l'apparizione della Madonna, io sentivo Gesù. Ecco, nel messaggio della Madonna, lei parlava di aprire il cuore a Gesù, di convertirsi e di lasciare entrare Gesù nella propria vita. E quindi io l'avevo avvertito spiritualmente qual era il messaggio. Quindi io non posso credere che è tutto finto. Sento quindi di credere a Međugorje, anche se a volte non amo il fanatismo, non amo la ricerca di quello che può essere appunto le cose esteriori, no? Il dover guardare per forza i segni nel cielo. Ecco. La mia è una fede semplice, ecco,
fatta, e qui lo dice. Inoltre, che a Gesù non si arriva davvero che per la via della fede. Proprio questa fu la via seguita da Maria durante la sua vita terrena ed è la via della Chiesa pellegrinante fino alla fine dei tempi. Il Concilio Vaticano II ha molto insistito sulla fede di Maria, misteriosamente condivisa dalla Chiesa, mettendo in luce l'itinerario della Madonna dal momento dell'Annunciazione fino al momento della Passione Redentrice. Negli scritti di San Luigi Maria troviamo lo stesso accento sulla fede vissuta dalla madre di Gesù in un cammino che va dall'incarnazione alla croce, una fede nella quale Maria è modello e tipo della Chiesa. San Luigi Maria lo esprime con ricchezza di sfumature quando espone al suo lettore gli effetti meravigliosi della perfetta devozione mariana. Più dunque ti guadagnerai la benevolenza di questa augusta principessa e vergine fedele, più la tua condotta di vita sarà ispirata dalla pura fede, una fede pura, per cui non ti preoccuperai affatto di quanto è sensibile e straordinario, una fede viva e animata dalla carità, che ti farà agire solo per il motivo del puro amore, una fede ferma e incrollabile come roccia, che ti farà rimanere fermo e costante in mezzo ad uragani e burrasche, una fede operosa e penetrante che come misteriosa polivolente chiave ti farà entrare in tutti i misteri di Gesù Cristo, nei fini ultimi dell'uomo e nel cuore di Dio stesso, una fede coraggiosa che ti farà intraprendere e condurre a termine senza esitazioni cose grandi per Dio e per la salvezza delle anime, una fede infine che sarà tua fiaccola ardente, tua vita divina, tuo tesoro nascosto della divina sapienza e tua alma onnipotente, con la quale rischiarerai quanti stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte. Infiammerai quelli che sono tiepidi e hanno bisogno dell'oro infuocato della carità. Ridarai vita a coloro che sono morti a causa del peccato. Commuoverai e sconvolgerai con le tue soavi e forti parole i cuori di pietra e i cedri del Libano e infine resisterai al demonio e a tutti i nemici della salvezza. Come San Giovanni della Croce, San Luigi Maria insiste soprattutto sulla purezza della fede e sulla sua essenziale e spesso dolorosa oscurità. È la fede contemplativa che, rinunciando alle cose sensibili o straordinarie, penetra nelle misteriose profondità di Cristo. Così, nella sua preghiera, San Luigi Maria si rivolge alla Madre del Signore dicendo: «Non ti chiedo visioni o rivelazioni, né gusti o delizie, anche soltanto spirituali. Quaggiù io non voglio per mia porzione se non quello che tu hai avuto, cioè credere con fede pura, senza nulla gustare o vedere». La croce è il momento culminante della fede di Maria. Come scrivevo, dice Giovanni Paolo II nell'enciclica Redentoris Mater, mediante questa fede Maria è perfettamente unita a Cristo nella sua spogliazione. È questa forse la più profonda kenosis della fede nella storia dell'umanità. Ecco, cioè, nella mia semplicità io vi dico che non cerco delle cose straordinarie, ma ho imparato a essere fedele al Signore nella messa quotidiana, dove mi nutro dell'Eucaristia, del corpo di Cristo, della sua parola, cerco di vivere quello che la parola mi dice, il Vangelo, cerco di dare anche uno spazio interiore alla preghiera personale, non solo quella comunitaria, quindi la meditazione della parola è la mattina, cioè trovare un tempo personale per crescere nella fede attraverso la parola di Dio, per ascoltare, ecco, la parola, e
la preghiera, il cammino con Maria, la preghiera del Rosario, la coroncina della Divina Misericordia e la carità, perché poi la nostra fede ha bisogno di essere operosa e quindi ha bisogno poi di essere, ecco, vissuta con le opere. E quindi le opere del Padre hanno questo, diciamo, questo valore qui, di poi, ecco, far vivere la nostra fede. Sapete che l'associazione è divisa in tre rami, ve l'ho già detto l'anno scorso. I gruppi di preghiera, perché è riferito al diario di Santa Faustina, le opere del Padre, è una citazione del Vangelo di Giovanni, quindi pregando il Vangelo di Giovanni io ho sentito di dare questo nome all'associazione, anche perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre. Anche oggi il Signore ci dice che noi rendiamo gloria a Dio se diventiamo discepoli di Gesù e portiamo frutto, questo vuol dire, no? Poi le opere. Però nel diario di Santa Faustina Gesù dice di compiere almeno un'opera di misericordia al giorno, cioè perché noi per chiedere misericordia a Dio dobbiamo a nostra volta essere misericordiosi, e quest'opera si può compiere in tre modi: attraverso la preghiera, quindi impetrando la misericordia, ecco perché i gruppi di preghiera, attraverso la carità, ecco perché le opere di misericordia, e attraverso la testimonianza, l'annuncio, quindi anche il consolare, il confortare le persone, ecco, parlando di Gesù, della misericordia. E questo è un po' il percorso che ho sentito di condividere con altre persone, perché anche per me oggi la parola del Salmo era Dio nostro, che poi quello che il Signore dice a una Maddalena, di che io vado al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro, Dio nostro, e quindi non posso camminare da sola, devo camminare insieme con gli altri. E quindi l'associazione è anche questo modo di camminare con gli altri e di appunto compiere le opere per rendere gloria a Dio, per le opere del Padre.